delle ragioni per le tante ragioni per cui siete un movimento di successo è che siete stati sempre, avete avuto sempre il coraggio di attaccare i poteri forti, non per il gusto di attaccarli, ma perché sicuramente rappresentate un movimento popolare che per certi aspetti eredita, questo mio punto di vista di analista, diciamo così, anche quello che una volta la sinistra rappresentava, cioè la vicinanza alla base, la vicinanza al popolo. Sulle banche, per esempio, voi avete preceduto Tremonti sul fatto che i poteri costituiti delle banche, poi sottolineato da Tremonti, è eccessivo. Le cito un dato: 20 miliardi nel 2007, dato ABI, 20 miliardi di utile delle banche italiane. Se si potesse tassare questo utile enorme, cioè questa cifra enorme, e destinare non dico tanto, un 5%, un 10%, un 5% a un servizio pubblico, più scuole, più sicurezza, più, visto che comunque le banche mettono in circolazione soldi nostri, secondo lei A, ha senso, e B, qual è secondo lei la priorità sociale a cui questi soldi li destinerebbe? Più sicurezza, più scuole, più cosa? Due cose: le famiglie non riescono ad arrivare alla fine del mese, quindi okay, dare un aiuto concreto alle famiglie. Poi certo, sicurezza, istruzione. Però sarebbe d'accordo con questa proposta? Beh, con una politica di tassazione diversa delle banche, sì, l'abbiamo sempre detto. E lo ribadite, ed è sì, una delle cose che voi... Cioè una rimodulazione della pressione fiscale per cui le banche comincino a fare qualche sacrificio. Comincino a fare. Sì. Nell'ordine di, secondo lei, qual è il vostro obiettivo? Beh, adesso sogno, dare i numeri. Il sogno è che si possa ridurre il costo dei servizi che le banche rendono ai cittadini. Un po' l'abbiamo fatto con i mutui, okay, con questa norma sui mutui. E anche, fare in modo che questi profitti giganteschi che ottengono in qualche modo siano bilanciati da una pressione fiscale che vada a colpire più ragionevolmente quel tipo di attività e non a colpire invece i cittadini. Senta, molti elettori e elettrici leghiste hanno definito questa cifra eccessiva, altri immorale, altri vergognosa rispetto a quello che guadagnano loro. Lei cosa pensa? L'utile così alto delle banche? Alcuni eccessiva, alcuni immorale perché eccessiva, altri l'hanno detto da redistribuire alla collettività. Cosa potremmo sposare? Un aggettivo, Beh, forse un po' fuori tempo, quando si raggiungono certi livelli è un po' tutto. Quando si raggiungono certi livelli, e cioè quando non c'è l'informazione ai cittadini, che siano odiate dalla gente. No, non mi stupisco. L'aveva percepito lei, sì, andando in giro? Abbastanza. Abbastanza.